batterie a volume, rullanti in metacrilato. Questo set che vedete non è una batteria tradizionale, da suonare come batteria tradizionale, bensì è un insieme di rullanti per esprimere suoni diversi e ognuno il suo gusto, la sua scelta. Abbiamo in questo momento rullanti da 8 pollici, da 10 pollici, da 12 pollici e da 14 pollici. 8 pollici per 6, 10 pollici per 3,5, 10 pollici per 6, 12 pollici per 3,5, 12 pollici per 6,5, 14 pollici per 5,5, 14 pollici per 8 di profondità. Adesso ascoltiamo quelli che sono i suoni senza cordiera. E qui, come rullante principale, ho un 14 pollici per 3,5. Molto fine, trasparente, con una disponibilità di suono abbastanza vasta per quelle che sono le sue dimensioni in diametro. Ripeto, senza cordiera. Thank you.
possono interfacciare col suono utilizzando la chiavetta e quindi alzando la tonalità o abbassando la tonalità. Non dico che possono essere similari, però avendo il metacrilato questa grossa disponibilità di suono, ha la capacità di trasformare il suono e avere un'elasticità di 6,5 pari a un 3,5, quindi caratteristica che andremo a spiegare in maniera più attenta prendendo singolarmente tamburo per tamburo e avendo così l'opportunità di confrontare lo stesso diametro con profondità differenti, con disponibilità timbriche più o meno ampie. Queste caratteristiche si riscontrano anche su uno strumento come tom e timpano. In questo caso siamo in presenza di un tom da 10 pollici e di un timpano da 12 pollici che sposa facilmente come set con un rullante da 12 pollici per 6,5. Quindi questo tipo di set non è chiaramente una batteria da suonare in maniera tradizionale, era per semplificare l'ascolto di differenti rullanti in sequenza tra di loro. Rimandiamo adesso alla sequenza dei diametri per capire qualcosa di più sulle funzioni e disponibilità dei singoli rullanti.